diventa un po' impossibile, servo quasi una guida telefonica. Io sono nata a Nashville nel 1935, ma mi ha superato qualche giorno prima, 8 gennaio, Elvis Presley. Pat Boone, 12, non so se ricorda Pat Boone, Speedy Gonzales, why don't you come on, nessuno lo sa. Va bene, ma lo conosce più la sigla di Hit Parade, on a day like today, we pass the time away, basta così. Io sono nato 20 gennaio, l'ultimo capricorno del gruppo sono io. Va bene, Nashville è una città, ma Nashville è uno stile di vita, un modo di vivere, perché i musicisti, compositori, tecnici in sala di incisione, editori musicali, non interessa quello che passa sulla strada. Non si vede nemmeno, perché io conoscevo musicisti a Nashville che iniziava alle 9 di mattina e finiva a mezzanotte, ma faceva dischi, musica, e quanti abbiamo ripescato in radio che io dal 58 fino a 20 anni fa ho fatto solo musica. Per tanti altri artisti non mi interessa come cantava. Io ho inciso il primo disco in 58 nello studio B alla RCA a Nashville, dove incideva Elvis, Jim Reeves, Waylon Jennings e quanti altri. Perciò io ho avuto un periodo d'oro da ragazzo. Io a 12 anni ho incontrato Frankie Lane attraversando la strada. Nessuno sa che era Frankie Lane. Do not forsake me, oh my darling. Capito? Piccolo pezzo di musica che ha fatto storia. 250 milioni di dischi nella sua carriera. Io ho venduto molto di meno, ma io con i miei musicisti, solo con Elvis siamo responsabili per 600 milioni di dischi. E pensa, Elvis Presley era un principe di ragazzo. Io ho conosciuto in 54 quando è venuto a Nashville. Sì, Roy, di cercando Elvis, la sua carriera. Di Elvis parliamo un po' più avanti, quando farai un pezzo suo molto noto. Adesso, dal momento invece ci presenti altri tre brani. Cominciamo con una canzone non resa famosa, ma cantata da Frank Sinatra, e poi senz'altro tutti la conoscete. All of me. Io adesso ho il gruppo, il quartetto dietro di musicisti che spero che rende felice la serata. Inoltre poi spero di finire questa serata in modo che tutti quanti siete contenti. Grazie. Io non ho 28 di 24, ma settimana scorsa a casa di un'amica della famiglia di Valeria e Paola io ho fatto 75 anni. Elvis, Tatum e Wayne avevano già fatto un bel convaglio di candele, ma Elvis ci ha lasciato. Tatum abita a Los Angeles con una ragazza che era mia compagna di scuola e mia migliore amica, che è diventata la moglie di Tatum. Va bene, buon divertimento.